Le salsicce stanno sfrigolando in padella. A fianco ha preparato un'altra pentola dove sta lessando della scarola insieme a fagioli e ceci. All'improvviso alle spalle il rumore sordo di una pistola che spara col silenziatore. E il buio. Samuel Mooney Giancana nasce il 24 maggio 1908 nel quartiere The Patch di Chicago da Antonio Giancana e Antonia De Simona, immigrati italiani, arrivati un paio di anni prima da Castelvetrano in Sicilia, insieme ai loro altri 7 figli. Fin da ragazzino dimostra di non avere problemi nell'usare la violenza per guadagnare e si unisce alla 42 Gang, una banda di strada giovanile, con a capo Joseph Esposito. All'interno della banda, Giancana vede crescere presto la sua reputazione come eccellente guidatore per le fughe e soprattutto feroce killer. Alla morte per omicidio di Esposito, in cui sarebbe stato coinvolto anche Giancana, la 42 Gang diventa un'estensione de facto della Chicago Outfit, organizzazione criminale di Chicago fondata negli anni 10 dal mafioso Giacomo Colosimo e diventata poi negli anni 20 una famiglia della Cosa Nostra statunitense. L'outfit inizialmente si dimostra diffidente nei confronti della gang dei 42, ritenendoli incontrollabili. Giancana viene arrestato per la prima volta all'età di 17 anni per furto d'auto. All'età di 20 la polizia lo ritiene responsabile di almeno già 3 omicidi, ma non viene mai processato. Ma tutto questo non fa che aumentare la reputazione di Giancana all'interno dell'outfit, dove viene ormai riconosciuto come un leader dai più importanti rappresentanti come Frank Nitti, Paul Ricca e soprattutto Tony Accardo. 1926. Giancana viene arrestato e accusato di omicidio, ma il testimone chiave viene ucciso e le accuse ritirate. 1929. Viene condannato a 5 anni per furto con scasso, che spende nel centro penitenziario di Joliet, da cui viene rilasciato nel 1932, dopo aver scontato solo 3 anni e 9 mesi. 1939. Viene arrestato per contrabbando e condannato a 4 anni nella prigione di Leavenworth. Dai primi anni 40 agli anni 50 controlla la maggior parte del gioco d'azzardo illegale che sottrae con la violenza al boss afroamericano Theodore Rowe. Controlla inoltre la distribuzione illegale di liquori e numerosi altri racket grazie anche ai suoi contatti politici in Louisiana tramite l'amico di lunga data Paul Killian. Killian controlla il rilascio delle licenze per i liquori e dà come socio occulto Carlos Marcello, il boss di New Orleans. L'ascesa milionaria di Giancana è irresistibile e quando nel 1957 Accardo e Ricca decidono di ritirarsi, diventando dei consiglieri, Giancana è il più autorevole fra i candidati a diventare il nuovo boss dell'outfit. Tuttavia, rimaneva inteso che Accardo e Ricca avevano ancora il vero potere. Giancana è tenuto a consultare i due su tutti i più importanti affari dell'outfit. Come Accardo, che aveva una seconda residenza permanente a Palm Springs, in California, Giancana trascorre spesso del tempo lontano da Chicago e investe a Las Vegas e nei casinò offshore in Iran, Caraibi e Gran Bretagna. In seguito alla morte della prima moglie, si lega ad una serie di donne, tra le quali la cantante Phyllis McGuire e una ragazza squillo di nome Judy Texner, donna che avrebbe condiviso con il futuro presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. È il coinvolgimento di Giancana, che qualcuno potrebbe chiamare anche ossessione per la politica, che ha suscitato un forte interesse per la sua figura. Giancana conosce Joseph Kennedy, l'ex ambasciatore in Gran Bretagna e il padre della dinastia politica, che includeva suo figlio, John Fitzgerald, l'eroe di guerra, senatore e infine presidente. Joseph Kennedy, coinvolto in operazioni di contrabbando durante il proibizionismo, chiese aiuto a Giancana per raccogliere i voti per la campagna presidenziale di suo figlio. È il 1960. L'Illinois è diventato stato fondamentale per la campagna e la capacità di Giancana di fornire voti a Chicago, per alcuni, fu decisiva per la nomina alla presidenza di John Kennedy.
ma uno dei primi passi del presidente Kennedy una volta in carica è quello di nominare suo fratello Robert come procuratore generale e una delle priorità di Robert è colpire la mafia. Questo ovviamente non piace ai capi mafiosi e soprattutto a Giancana, che si sente tradito dai Kennedy. Più o meno nello stesso periodo, Giancana ed un altro boss della mafia, Santo Trafficante Junior, vengono contattati dalla CIA e coinvolti in un complesso complotto per assassinare il leader cubano Fidel Castro, che aveva cacciato la mafia da Cuba dopo la sua rivoluzione del 1959. Il socio della Chicago Outfit, Johnny Roselli, che lavorava anche per Trafficante e che in quel periodo lavorava a Las Vegas, era l'intermediario per il contatto con la CIA. Ma con la CIA Giancana aveva già avuto a che fare. Heman Lerner è socio di Giancana e contribuisce ad espandere le operazioni di gioco d'azzardo e contrabbando della Outfit a Panama e in Iran, spostando la sede dell'organizzazione da Miami a Panama, dove il riciclaggio di denaro viene facilitato dalle banche locali. Operazioni che in alcuni casi vengono condotte in partnership tra mafia e CIA. Durante l'amministrazione Kennedy, la CIA recluta Giancana e altri mafiosi per assassinare Fidel Castro. Alcuni riferiscono addirittura che Giancana avesse affermato che la CIA e Cosa Nostra erano facce diverse della stessa medaglia. Judith Exner ha affermato di essere l'amante sia di Giancana che di JFK e di aver comunicato tra loro messaggi su Castro. I documenti della CIA rilasciati nel 2007 confermano che nel settembre 60 la CIA recluta l'ex agente dell'FBI Robert Mahau per incontrare il rappresentante della West Coast della mafia di Chicago, Johnny Roselli. Quando Mahau contatta Roselli, gli nasconde di essere stato inviato dalla CIA, descrivendosi invece come un sostenitore delle corporazioni internazionali. Gli offre $150,000 per far uccidere Castro, ma Roselli rifiuta qualsiasi compenso e presenta Mahau a due uomini che chiama Sam Gold e Joe. Sam Gold è Giancana, Joe è Santo Trafficante Junior, il boss del sindacato di Tampa e uno dei più potenti mafiosi nel periodo pre-rivoluzionario di Cuba. Glenn Kessler del Washington Post spiega: dopo che Fidel Castro guidò una rivoluzione che rovesciò il governo di Fulgencio Batista nel 59, la CIA voleva disperatamente eliminare Castro. Così l'agenzia cercò un partner altrettanto preoccupato per Castro, la mafia, che aveva investimenti lucrativi nei casinò cubani. Giancana suggerì di usare pillole per avvelenare il cibo o le bevande di Castro. La CIA consegnò alcune pillole al candidato killer di Giancana, Juan Horta, che Giancana presenta come funzionario corrotto del nuovo governo cubano, un uomo che ha facile accesso a Castro. Dopo 6 tentativi di introdurre il veleno nel cibo di Castro, Horta chiese bruscamente di essere sollevato dalla missione, affidando il lavoro ad un altro partecipante, di cui non si conosce il nome. In seguito, Giancana e Trafficante fecero un secondo tentativo servendosi di Anthony Verona, il comandante della giunta cubana in esilio, che secondo Trafficante era diventato insoddisfatto dell'inefficace apparente progresso della giunta. Verona richiese $10,000 di spese e 1,000 per apparecchiature di comunicazione. Il denaro gli venne consegnato per effettuare il secondo tentativo, ma l'intero programma venne cancellato subito dopo, a causa dell'invasione della Baia dei Porci nell'aprile del 61. Secondo i documenti della Family Jewels, Giancana chiese a Mahau di intercettare la stanza dell'allora amante Phyllis Maguire, cantante delle Maguire Sisters, che sospettava avere una relazione con il comico Dan Rowan. Sebbene i documenti suggeriscano che Mahau abbia consentito, il dispositivo per l'intercettazione non venne mai installato a causa dell'arresto dell'agente incaricato dell'operazione. Secondo i documenti, Robert Kennedy proibì il perseguimento dell'agente e di Mahau, che fu presto collegato al tentativo di intercettazione. Giancana e la Maguire, che avevano una relazione di lunga durata, erano stati presentati da Frank Sinatra. Secondo Antoinette Giancana, una delle figlie di Sam, durante una parte del loro rapporto, la Maguire ebbe una relazione simultanea con il presidente Kennedy. 22 novembre 63, il presidente Kennedy viene assassinato a Dallas. La conclusione della commissione Warren
costituita dal presidente Lyndon Johnson per indagare sull'assassinio, è che l'assassino solitario sia Lee Harvey Oswald, ma nascono anche diverse teorie sul coinvolgimento della mafia. Molte delle tesi collegano Giancana, santo trafficante, e Carlos Marcello all'assassinio di Kennedy. Il 1 giugno del 1965 Giancana viene convocato dalla Commissione del Senato sulla criminalità organizzata e si rifiuta di rispondere. Di conseguenza viene condannato per oltraggio alla corte, scontando un anno di prigione. Nel frattempo viene deposto da capo dell'outfit di Chicago, da Ricca e Accardo, e sostituito da Joseph Ayuppa. Troppa è la pubblicità che circonda Giancana, ormai quotidianamente sui giornali. Dopo il suo rilascio dal carcere, Giancana fugge a Cuernavaca, in Messico. Viene arrestato 7 anni dopo, il 19 luglio, dalle autorità messicane e deportato negli Stati Uniti. Torna a Chicago il 21 luglio del 74, giusto in tempo per testimoniare davanti a un'altra commissione federale, quella che esaminava gli sforzi della CIA per uccidere Castro. Nel maggio 75, Sam Giancana e Johnny Roselli sono ancora amici, anche se non più giovani e potenti. Le showgirl, le celebrità di Hollywood, i milioni di entrate derivanti dal gioco di azzardo dei casinò di Las Vegas erano, ora, per lo più un ricordo. Il carcere, l'esilio straniero e il costante tamburo della sorveglianza governativa avevano tenuto lontani Giancana e Roselli. Le loro poche conversazioni, di solito, si svolgevano su telefoni a pagamento, casuali, per evitare intercettazioni. Nonostante tutte queste difficoltà, Sam e Johnny erano rimasti amici. Praticamente al verde, Roselli aveva bisogno dell'aiuto di Giancana per pagare le parcelle del suo avvocato. Con loro grande disappunto, entrambi erano stati citati in giudizio dal Comitato dei Servizi Segreti del Senato, che indagava sui piani della CIA per assassinare Fidel Castro e altri leader stranieri. L'oscuro segreto tenuto nascosto per anni, quello di aver attentato alla vita del leader comunista cubano, stava venendo alla luce ufficialmente. Giancana e Roselli avrebbero dovuto testimoniare sulla CIA nell'estate del 75. Giancana offrì generosamente denaro a Roselli. Da quando era uscito di prigione, Roselli era intenzionato a ritornare nel giro del gioco d'azzardo dei casinò, solo che questa volta avrebbe voluto un posto in Medio Oriente, dove i governi non lo avrebbero bandito come a Las Vegas. L'offerta di denaro da parte di Giancana avrebbe potuto espandersi anche a questo sogno di casinò lontani. Ma Giancana consigliò a Roselli di stare attento a quali erano i suoi nuovi soci. Temeva che lui e il mafioso della Florida, santo trafficante Junior, anch'egli coinvolto nel complotto della CIA, fossero diventati troppo vicini. Diffidava di trafficante, che in fondo considerava solo un pericoloso killer. E mentre Giancana e Roselli fantasticavano di casinò a Teheran o su navi da gioco a largo della costa del Belize, Giancana si ammala gravemente durante una visita in California e deve essere operato urgentemente di cistifelea a Houston. Giancana rimane diversi giorni in un letto dell'ospedale del Texas, piantonato dalla polizia di Houston. Poi, un giorno, scappa dalla porta sul retro e torna segretamente a Chicago con l'aiuto del marito della figlia Francine, Jerome De Palma. 2 giorni dopo, il 19 giugno 75, Francine, suo marito e la figlia visitano Sam nella sua casa di Oak Park. Cenano insieme. Le ferite dell'operazione sono ancora fresche e Giancana ha perso molto peso. La mattina seguente, lo staff del Senato intendeva scortarlo a Washington per rispondere alle domande del comitato sui piani omicidiari della CIA per Castro. Dopo che i suoi ospiti a cena se ne furono andati, Giancana diede la buonanotte alla governante che abitava al piano di sopra. Poi si recò nel seminterrato con la doggy bag che la figlia Francine gli aveva lasciato. Nella sua tana, nel seminterrato, arredata con le sue cianfrusaglie, gli humidor per i sigari, i dipinti e ciò che serviva per i suoi hobby, golf e fotografia, Sam decide di prepararsi qualcosa da mangiare. Tira fuori le salsicce della doggy bag e inizia a scaldarle in una pentola. Un colpo all'ingresso del seminterrato attira la sua attenzione. A quel punto apre la porta d'acciaio per far entrare un volto riconoscibile, apparentemente un amico fidato, che invita a condividere il suo pasto. Dopo una piccola discussione, Giancana si volta per continuare a cucinare.
all'improvviso l'amico, a tarda notte, diventa un aggressore. Estrae una pistola calibro 22 munita di silenziatore e spara alla nuca di Giancana, che crolla a terra. Non è un omicidio casuale. L'assassino vuole inviare un messaggio. Mette il silenziatore della pistola nella bocca di Giancana, spara altre 6 volte, ritmicamente e in silenzio. Proiettili in bocca sono una firma mafiosa. Diventa un avvertimento per chiunque altro volesse parlare con i federali o con un comitato del congresso. La gente sapeva che ora probabilmente Sam non avrebbe tenuto la bocca chiusa. Ha ipotizzato Robert Mahau, il suo ex collegamento con la CIA. Così lo zittirono per sempre. Dell'omicidio viene inizialmente sospettato il gangster figlioccio di Giancana, Tony Spilotros. Le forze dell'ordine locali hanno teorizzato che il suo omicidio sarebbe avvenuto con l'approvazione di Accardo. Fra i due vi erano state molte discussioni, ma la famiglia Giancana credeva che il motivo dell'omicidio fosse a causa della sua deposizione insieme a Roselli sul caso Castro. Antoinette Giancana disse: «Ho sempre sentito fortemente che il mandato di comparizione che richiedeva a Sam di comparire davanti al comitato era la condanna a morte che ha portato al suo omicidio». Il 23 giugno 75 c'erano poche persone al funerale di Giancana, un centinaio non più. Nessuno dei membri di spicco della Chicago's Outfit gli rese omaggio, come fosse un messaggio. Né Accardo né alcun altro mafioso si erano fatti vedere, nemmeno Johnny Roselli. Mancavano i personaggi di Hollywood, mancava Frank Sinatra, ma non Phyllis McGuire, la sua bellissima ex amante. A 67 anni Giancana viene sepolto al Mount Carmel Cemetery, lo stesso luogo in cui fu sepolto un altro famigerato gangster di Chicago, Al Capone. Le spoglie di Giancana furono collocate in un mausoleo. L'omicidio di Giancana rimane irrisolto. Investigando sul caso, la polizia fruga tra i suoi oggetti e trova addirittura una fotografia di Giancana con Papa Pio XII in Vaticano. E si chiedono come abbia fatto un gangster, dopo una vita di omicidi e caos, a fare in modo di scattare quella foto. Alla fine, l'arma dell'assassino, una pistola automatica nera con un silenziatore fatto in casa, viene trovata in un parco a 2 miglia dalla casa di Giancana. I test balistici dimostrano che la pistola aveva ucciso Giancana 2 mesi prima. La polizia ritiene che l'assassino, sentito le sirene della polizia, avesse gettato l'arma dal finestrino di un'auto in fuga. Cercando dove fosse stata acquistata l'arma del delitto, i detective trovano un indizio suggestivo. La pistola proveniva da Miami, acquistata in un negozio di armi nel cuore della comunità di esiliati cubani della Florida, dove trafficante era re. Nonostante le voci secondo cui la CIA avrebbe ucciso Giancana a causa dei suoi legami con l'agenzia, l'ex direttore della CIA William Colby ha detto: «Non abbiamo avuto niente a che fare con l'omicidio».